Temptation Island, il crollo di Martina. Devo capire delle cose. E Raoul scoppia in lacrime. La fidanzata continua ad avvicinarsi al single Carlo e i dubbi in lei sembrano aumentare. Nella terza puntata di Temptation Island, in onda giovedì 11 luglio su Canale 5, prosegue il viaggio nei sentimenti di Martina e Raoul. La ragazza continua ad avvicinarsi sempre più pericolosamente al single Carlo, il quale sembra realmente interessato ad approfondire la conoscenza con la fidanzata, il feeling tra Martina e Carlo. Poco più tardi Martina ricambia il favore ed è lei ad assegnare un 10 al single Carlo. Lei è molto serena, la vedo col sorriso completamente spensierata, dice Raoul durante la visione dei filmati. Raoul, il secondo falò. Le lacrime di Raoul. Nel giro di poco tempo, nel corso di una cena, Martina ha un nuovo crollo che sembra mettere in dubbio quanto dichiarato prima. Ho paura di scoprire cose che non devo scoprire, dice alle altre fidanzate. Devo capire delle cose. Raoul, vedendo il video nel falò, resta interdetto. Non so cosa le stia dicendo la testa, la conosco bene, questo mi preoccupa. La vedo proprio serena e mi disturba molto. Non me l'aspettavo. Mi porti qui dicendo che sono geloso nel quotidiano. Ma cosa mi sta mostrando? Rientrato nel villaggio dei fidanzati da solo, Raoul si lascia andare a un lungo pianto liberatorio. Chi sono Martina e Raoul? Martina, 26 anni. Fidanzata con Raoul, 23 anni. I due ragazzi vivono entrambi a Roma, ma non convivono. La coppia è tornata a stare insieme da appena 10 mesi, dopo essere stati fidanzati per 6 mesi nel 2022. A scrivere a Temptation Island è stata Martina, perché Raoul è troppo geloso e possessivo ed è per questo che in passato lo ha lasciato. L'intenzione di Raoul è quella di andare a convivere, ma Martina ha dei forti dubbi, perché vivere con lui potrebbe limitare la sua libertà. Raoul, dal canto suo, non ritiene di essere possessivo. Semplicemente pensa che quando si ama sia naturale voler passare tutto il tempo insieme alla propria compagna. Non dimenticate di lasciare un like, iscriversi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti.